Daniele, ti interrompo dallo stadio Luigi Ferraris, dove è andato in gol Fabio Quagliarella, 1-0 all'ottavo minuto, per quanto il giocatore stoppa magnificamente al limite dell'area e aggira un difensore, va subito in gol di testa Omar Colley, il 2-0, ve l'abbiamo descritto in diretta, 17:15 sul cronometro, un bellissimo stop di Candreva, la palla rossa, centro area, questa volta è gol, il gol che è stato segnato dal Benevento al 33esimo. Ci riserviamo di dirvi il marcatore che ci sembra essere salito dalla difesa in un nugolo di giocatori, tornano subito indietro ed infatti possiamo dirvi che Caldirola era salito in avanti e si è avventato sul primo palo. Ecco qua che arriva in questo momento ancora una volta Caldirola, il gol del 2-2 al 27esimo dal corner che è scaturito dall'azione che vi abbiamo appena raccontato, una parabola arcuata che è il gol, c'è il gol del Benevento che va in vantaggio incredibile al 43esimo su una percussione, il Benevento con il numero 6 da lontano ha scagliato un tiro potentissimo, anzi scusate, il numero 3 Letizia, quindi ancora una volta un